Erasmo e Stoduto, l'amico Francesco Stoduto, e portiamo avanti da 9 anni insieme ad una trentina di soci l'esperienza dell'UPEL, che è Università per l'età libera, la sigla si rifà alle antiche università della terza età, ma noi in realtà intendiamo questa associazione come un'associazione permanente di aggiornamento culturale, anch'essa volta alla valorizzazione del nostro territorio, alla valorizzazione della nostra storia attraverso il territorio, attraverso le personalità che hanno avuto i natali o hanno operato nei nostri comuni, non naturalmente in funzione campanilistica, perché ogni comune ha il suo asso nella manica, ha il suo personaggio, ma effettivamente personaggi che hanno avuto un ruolo effettivo. E poi da qualche anno abbiamo anche spostato la nostra attenzione sulla valorizzazione dei giovani professionisti, laureati, diplomati, tutte quelle che possiamo rintracciare intelligenze che abbiamo formato nei nostri paesi e che purtroppo sono costretti ad emigrare al nord, quindi c'è questa esportazione di cervelli che a livello nazionale va verso oltre Atlantico, verso i paesi più progrediti dell'Europa. Qui abbiamo un'esportazione di cervelli che va dal sud al nord, dal sud al centro e al nord, e impoverisce ulteriormente il nostro territorio e le nostre prospettive di sviluppo. Ora, noi negli anni scorsi abbiamo operato, ripeto, questa andare a ricercare le nostre radici attraverso la valorizzazione di personalità come Nicola Carlomagno, ministro della Repubblica Partenopea del 1799, impiccato dai Borboni durante la rivolta del 1799, un collaboratore strettissimo di Mario Pagano, quindi estensore della Costituzione della Repubblica Partenopea, quindi il cardinale Lorenzo Brancato, cardinale importantissimo che ha operato nel 600, che fu a un passo dalla elezione addirittura sommo pontefice quando scattò il non expedit della Spagna, perché allora c'era bisogno per eleggere il Papa non solo dei voti dei cardinali ma anche del gradimento delle grandi potenze cattoliche, fra le quali la Spagna, la quale espresse parere sfavorevole alla elezione del nostro cardinale Brancato, nostro beato Domenico Lentini. Quindi è ancora Nicola Miraglia, famoso presidente salvatore del Banco di Napoli. Territorio, noi organizziamo anche delle gite di studio, e ultimamente abbiamo scoperto una importantissima location, diciamo, di tipo turistico-culturale, che pur non essendo precisamente nella regione Basilicata, è comunque negli immediati confini della regione Basilicata, ma la voglio citare perché penso che questa sia un'altra delle perle nostre turistico-culturali che non è conosciuta. Chi di voi è stato a Papasidero? Dice Papasidero, che è paesino che si trova, che vi consiglio se mi è permesso, ecco, dove esiste la grotta del Bos Primigenius, cioè questa grotta, questo complesso di grotte in cui è stato ritrovato dall'Università di Firenze, da uno studio dell'Università di Firenze, è stato trovato questo graffito di un antichissimo bue, Bos Primigenius, di 12.000 anni fa, è una rarità, diciamo, paleontologica più che archeologica, perché risale appunto a 12.000 anni fa. Ed io non penso che le nostre scuole, ecco, bisogna fare anche pressione poi sui dirigenti scolastici, sui presidi, affinché i nostri ragazzi vengano portati in gita non solo a vedere le cose bellissime ma che già
conosciutissime, ma vengono a vedere anche queste cose minime, fra virgolette, minime perché poco conosciute. Là da Papa Sidero si scende poi attraverso un angolo bellissimo del Parco del Pollino, si può scendere fino a Scalea, è un tragitto anche fatto a piedi che è stupendo, oltre ad esserci il fiume, lungo il corso del fiume si fa anche la canoa e quant'altro. Ultimamente ancora, ripeto, abbiamo individuato alcuni ragazzi, proprio martedì scorso abbiamo fatto esporre un'interessantissima tesi di laurea ad un giovane laureato del nostro comune sul riciclo delle materie plastiche e dell'alluminio, quindi nell'ambito di anche un discorso educativo sulla preservazione dell'ambiente e sulla possibilità di operare una raccolta dei rifiuti che sia diversa da quella sempre fatta, che non porta risultati e che porta solamente soldi, spesso anche nei portafogli della malavita, ma attraverso un recupero delle materie usate e quindi un risparmio energetico. Io questo volevo dirvi, ringrazio l'associazione Cammina Mare per aver voluto fare tappa a Lauria, è un onore grande, mi dispiace che l'amministrazione comunale sia assente, capita avere anche purtroppo queste defaianze. Io sono stato sindaco per due volte di questo comune, però questa occasione sinceramente non me la lasciavo sfuggire, perché queste sono occasioni uniche per la conoscenza del nostro territorio e per stringere rapporti e stringere una rete di rapporti che poi possano portare appunto a sviluppare e a conoscere. Tuttavia, benissimo, ognuno poi fa le cose come crede di poterle fare, poi per fortuna se ne rende conto proprio, se ne deve rendere conto ai cittadini di ciò che si fa. Questo è il bello della democrazia. Io vi ringrazio e spiritualmente sarò con voi a camminare, materialmente non posso in questo, soprattutto in questo periodo. Grazie. Adesso Francesco Stoduto sul Circolo Erasmo. Aggiungo telegraficamente alcune cose perché la serata ancora è lunga e ci saranno tanti begli interventi. Innanzitutto ovviamente saluto il gruppo Cammina Mare, saluto tutti i presenti. Vorrei sottolineare una cosa: nonostante che ci siano tantissimi interventi, abbiamo mandato un po' in crisi l'organizzazione del gruppo, ma ci sono, voi non immaginate quante altre associazioni ci sono a Lauria che sarebbero felicissime, anche alcune tra l'altro sono presenti qui in sala, mi dispiace perché non potranno intervenire. Ci sono, oltre a tante associazioni che agiscono negli stessi campi in cui agiscono quelli che abbiamo invitato, cioè la società e la cultura, la musica, le tradizioni, ma ci sono associazioni teatrali, ci sono gruppi femminili, ci sono gruppi che gestiscono siti web, anche radio e TV via web, alcuni ci stanno riprendendo proprio in questo momento, sono capaci anche di mandarli in diretta, ma questa però sarà una differita, per cui tutta la serata sarà poi visibile su internet. Ci sono poi le realtà parrocchiali, ci sono le scuole, ci sono attività sportive a non finire, gruppi sportivi, tra l'altro adesso sta cominciando il campionato di pallavolo, per cui i giovani pallavolisti, i giovani appassionati sono tutti quanti lì. E ci sono poi tutte le associazioni di cui abbiamo parlato. Il Circolo Erasmo si interessa di attività socioculturali, è nato tantissimi anni fa, si è ripreso di recente, diciamo approfittando del fatto che sono andato in pensione, mi sono dedicato un po' anche a questo gruppo, soprattutto con i giovani, con i miei ex alunni che adesso sono tutti all'università, per cui qui in sala non è presente nessuno di loro, ma diciamo sono spiritualmente presenti perché ci teniamo in contatto grazie alle possibilità di internet. Purtroppo c'è questa fuga all'università di cui già hanno parlato altri, ma i contatti riusciamo a tenerli, come d'altronde ha fatto Terra Antica. Abbiamo realizzato anche non solo attività, cioè riunioni fra di noi, ma anche incontri con l'amministrazione sul problema dei rifiuti, per esempio più volte in collaborazione con le altre associazioni, anche sul problema del bilancio.
E la cosa forse più importante è stato proprio il fatto che ci siamo preoccupati di realizzare collegamenti, ci stiamo continuamente preoccupando di realizzare collegamenti fra tutte le varie associazioni, o almeno tra quelle di un'area affine, in maniera che si formi, come si dice, una parola che non mi piace tanto ma si usa molto, sinergia, no? Cioè si lavora insieme, sia più efficacia. Il concetto è molto giusto, la parola non mi piace tanto, ma comunque non fa niente, e ci stiamo riuscendo. E un'altra cosa a cui vorrei accennare, intanto abbiamo visto, stiamo vedendo scorrere alcune immagini che sono state mandate in occasione della prima premiazione del concorso d'Auria. Noi abbiamo a Lauria, originario di Lauria, un ambasciatore che è attualmente ambasciatore d'Italia in Austria, che ha lanciato già da 5 anni, questo è il 5° anno, un concorso per i giovani, perché i giovani presentino dei progetti volti allo sviluppo locale, piccole realtà, diciamo, imprenditoriali o turistiche o di quasi altro genere, che possano contribuire allo sviluppo dei giovani. È un tentativo che l'ambasciatore fa per sollecitare i giovani a riflettere sulle possibilità che ha questo territorio. Siamo sempre nel tema, e continuerà anche ovviamente nei prossimi anni. Speriamo che anche questa attività possa dare qualche frutto. Abbiamo anche un piccolo sito internet, ma adesso non ne parliamo più, chiudiamo per il momento, continuiamo a vedere qualche immagine di Lauria, e non solo di Lauria, ci sono anche altre immagini della Basilicata. Grazie. E adesso Andrea Zuin ci presenta le eccellenze musicali del territorio. Buonasera a tutti quanti. Allora, io, come avete capito, mi occupo di trovare nel cammino, scovare i musicisti di tradizione, perché comunque per noi, come dice sempre Riccardo, l'arte è una cosa molto importante e da, ovviamente, da considerare in un cammino che vuole conoscere a fondo la realtà sociale e non solo paesaggistica che calpestiamo. E quindi oggi io sono l'uomo più felice del mondo, perché abbiamo veramente tanti musicisti, e quindi non so, troveremo anche il modo di collocarli. No, non volevo farti spostare, no. Ti guardavo per farti capire che siamo pieni di musicisti. E quindi sono delle persone che hanno veramente, più ce n'è meglio, è sì, però in questo programma qua ficcarli, beh, potremmo che fare così: ad ogni passaggio facciamo una sonata. Sì, anche perché tanto la partenza è alle 7:30 domani mattina, quindi c'è tempo. Abbiamo un sacco di tempo, ma facciamo solo 30 chilometri domani, no? Così. Ah, okay. No, perché allora va detto che il sito di Andrea, il cammino della musica, lo abbiamo scoperto, gli abbiamo detto: visto che hai questo sito che si chiama il cammino della musica, adesso basta con camminare metaforico, adesso cammini davvero. E lui è venuto ignaro, con scarpe assolutamente inadatte, ha delle convive con delle vesciche, delle cose, non riesce più a togliersele, è costretto anche a dormire con queste scarpe pesanti. Sì, però quando incontro queste realtà che presenteremo questa sera, le vesciche si asciugano, non so perché, è proprio... Quindi, allora, questa sera abbiamo veramente... Ieri a Trecchina c'era un papà zampognaro e un figlio che suonava la ciaramella. Oggi abbiamo ancora di più, abbiamo Antonio Forastiero, Pietro Forastiero e Antonio Forastiero, ossia nonno, papà, figlio, visto dalla generazione più anziana, figlio, padre, nonno, ma l'avevo preparato in un modo diverso però... È venuto così, avete capito? Perfetto. Adesso, questo è il bello della diretta. Quindi, tornando nella poeticità della cosa, cioè questo è il significato. Allora, uno suona la ciaramella, uno suona l'organetto e la zampogna. Antonio Forastiero è anche un costruttore di zampogne e ciaramelle, e questa è la dimostrazione che oggi la tradizione continua
da, di generazione in generazione e nelle famiglie. Questa è una cosa importantissima, perché se noi dimentichiamo quello che suonavano i nostri anziani, poi abbiamo poco da parlare di paesaggi o di tradizione gastronomica, perché se non c'è la musica tutte queste cose qua perdono il loro valore. E invece qui a Lauria questo valore c'è ancora. Vorrei ringraziare di cuore il gruppo folcloristico Domenico Lentini, io gli farei un applauso perché ci hanno veramente accolto con quello che avete visto nel chiostro fuori, e io penso penso che quando un incontro comincia con la musica, il preludio già dice, la dice lunga. E infatti guardate quanta gente c'è e quante cose belle stiamo ascoltando. Quindi io vorrei invitare qui sul palco la famiglia Forastiero e anche Felice, che è il presidente, non so se si possa dire così, del gruppo folcloristico. Farvi venire qua tutti probabilmente richiederebbe troppo impegno, però se volete venire, venite pure. E in questi momenti di vuoto si fa un applauso. Presento il gruppo. Lì c'è un altro microfono. Prego, Antonio, si accomodi pure. Wow. Ah, non è finita qui, perché lì fuori, nelle retrovie che mi hanno appena portato al bar, cioè, ci sono tutti i Bloise, li conoscete? Solo che adesso mi sa che non vogliono venire su, però dopo probabilmente sì. Wow. Allora, secondo me è bello cominciare con la presentazione del gruppo folcloristico, visto che loro hanno aperto la festa. E se posso fare una premessa, il gruppo folcloristico, in una città, in un paese dove la tradizione esiste anche senza costumi, è molto interessante come fenomeno, perché io sono abituato a vedere gruppi folcloristici dove la tradizione è morta. Cosa significa? Che il gruppo folcloristico rifà quello che un tempo... Noi abbiamo fatto una ricerca, ecco. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie all'associazione Camminamare che ci ha dato questa occasione. Io sono il presidente del gruppo folk Domenico Lentini. Il gruppo folk nasce nel 2005 dopo una ricerca molto accurata delle tradizioni di questo paese, di Lauria e della cultura. Insieme a Nadia Labanga, che è forse presente e che è pure presente in sala, ancora di più abbiamo fatto una ricerca, lei ha fatto la tesi di laurea e abbiamo trovato i costumi di Lauria, quindi è stata una ricerca degli antenati per trovare questo vestito. Questo è il vestito tipico che portavano i contadini di Lauria. Poi abbiamo scoperto la zambogna e la ceramela, grazie pure a zio Antonio qua che ce l'ha costruita, e quindi lui ci ha dato una mano ancora, ha insegnato a Mario, questo ragazzo, a suonare la zambogna, ed è stata una cosa che abbiamo portato avanti e la gente di Lauria ha apprezzato molto. Il gruppo nel 2008, grazie a Don Vincenzo Iacovino, che porta i saluti, è stato invitato da Dominga Chiarelli, però è fuori a Palermo, vi manda i saluti, però non ha potuto partecipare. E ci dice di chiamare questo gruppo Gruppo Folk Domenico Lentini, perché Domenico Lentini già incominciava ai ragazzi di Lauria nel 1770 al 1800 insegnava le canzonette tipiche di Lauria, e quindi il parroco, dopo una ricerca su Domenico Lentini che ha trovato questo, noi abbiamo chiamato il gruppo folk Domenico Lentini. La nostra cultura l'abbiamo portata pure fuori, all'estero. Quest'anno siamo stati a Vienna nel palazzo Metternich con l'ambasciatore d'Austria, l'ambasciatore italiano, e abbiamo fatto uno spettacolo a Vienna e a Budapest. Siamo stati in Croazia, siamo stati a Barcellona e abbiamo girato parecchio. E adesso vi facciamo sentire quello che noi facciamo. Il gruppo è formato da 32 ragazzi, stasera sono proprio una minima parte, alcuni sono a scuola, fuori all'università,
ci siamo lanciati, quelli che eravamo. Ok, vi faccio sentire una sonata. Se volete ballare, qui c'è un sacco di spazio. Grazie. No. Bis, ci sarà un sacco di bis. Allora, adesso se siete d'accordo io passerei la parola a questi bellissime facce, perché allora lui è Pietro Forastiero, Antonio Forastiero e Antonio Forastiero. Che ridete, è vero. E allora, a me piace moltissimo questa accoppiata qui, perché comunque, stavo pensando adesso, loro rappresentano la Lucania o questo territorio qui, andando magari a suonare distante da qua, mentre chi vuole invece vedere la tradizione, quindi fate un piacere a loro praticamente, che possono benissimo starsene a casa, e chi invece vuole vedere i pezzi importanti della tradizione, cioè quelli che l'hanno portata a voi, devono venire qui a Lauria. Quindi questa secondo me è una cosa bellissima. E noi ci siamo arrivati, quindi grazie Riccardo di avermi invitato a partecipare a questo progettissimo. Volete già suonare? Sì, però non so, sarebbe bello fare anche due parole su cosa abbiamo detto di dire prima. Ah, esatto, sì. Allora tu gli fai le domande. Antonio, potrebbe spiegarci come ha cominciato a suonare la ciaramella, la zampogna, a costruirle e arrivare fino ad oggi ancora stoico in questa cosa bellissima? A lungo discorso. A suonare ho cominciato con la simpatia, quindi ho riuscito a copiare tutti i suonati che faceva mio fratello, mio padre, e poi mi è venuta la passione del costruisce. Le prime che ho fatte, 47-48, l'ho lavorato col coltello, non aveva nessun attrezzo. L'attrezzo prendeva un manico di cavodara, parlavo in dialetto, ecco, quello mi faceva roina per cavarle dentro. E questa. Quella è una zampogna che ha fatto lei? Sì. Ma oggi usa il tornio adesso, no? Porta col tornio,
alla fine per una corsietà a vedere se mi riuscirò o no, e mi riuscirò bene. Non dico altro. Ci sarebbe tantissimo, però adesso sembra appassionato a lavorare il legno, da piccolo gli ha dato vita al legno, ma ho prima strumento ho fatto il fravolo di canna. Il fravolo? Ah, di canna. Il fravolo che ci sono a quattro voghe, sì. Mi ci tagliavo pure qua, se io sono il cordello e mi tagliavo qua, ci tengo la cima ancora qua. E mi imparai a lavorare col coltello. Grazie mille. Pietro, come è venuta la passione? Vabbè, è facile, c'era il papà che suonava. Dal 1970 che suono. E a costruire ancora non mi ho messo. Perché non, a costruire ancora non mi ho messo. Che non c'è del tempo, e ci vuole molto tempo. E quindi suono, no, ce l'ho, però la fate sempre mio padre. Le suono soltanto. E invece Antonio, che è giovanissimo, non so quanti anni hai, però 25, ha fatto addirittura una scuola. Pensate qua alla bellezza di questa cosa qui. È arrivato a lui questa tradizione, che è un tesoro prezioso, che penso che tu ti renda conto di quanto valore ha, e ha deciso di comunicarla a chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo qui, che è una cosa bella, e loro sono i prodotti di questa idea fantastica. Parlaci della tua scuola. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio Forastiero, la mia è un'attività che è nata da poche settimane, quindi è molto giovane, siamo qui nel convento dell'Immacolata. L'Accademia, come avete potuto notare dal logo, l'Accademia Amadeus, offre corsi di pianoforte, tastiere, fisarmonica, e dal punto di vista popolare, nel mio piccolo cerco di mandare avanti la tradizione popolare attraverso la classe di organetto. La particolarità forse della scuola è che fino adesso l'organetto è stato sempre tramandato per via orale, quindi si tramandava da nonno a nipote, come è successo anche nel mio caso con mio nonno. E nel mio caso invece adesso con la scuola sto cercando di testare e di sviluppare un sistema di notazione musicale che sia il più possibile vicino allo standard di tutti gli strumenti, in modo tale che possa effettuare un lavoro di ricerca sul repertorio tradizionale, trascriverlo in questo sistema di notazione e poterlo e conservarlo negli anni, e quindi metterlo alla portata di tutti i musicisti, renderlo il più accessibile possibile a tutti, e loro ne sono il risultato. Siete contenti? Siete d'accordo con quello che ha detto? Allora facciamo così. Beh, adesso che sapete che c'è una scuola e che sforna elementi del genere che dopo ascolteremo, ditegli, cioè se siete interessati ovviamente iscrivetevi, che vengono su musicisti fantastici. E poi, cioè, lui sta facendo anche un'opera di ricerca, e quindi catalogando e trascrivendo tutto quello che il nonno e il padre gli hanno fatto ascoltare per anni, vi rendete conto che questa cosa potrà continuare ancora ad esistere. E questo è un'altra volta fantastico. Cioè. Però adesso amo da suonare. Non si dice così? Suoniamo cosa? Chi? Ah, non si sa. Posso registrarvi? Ma non ve lo dico, sì. Ah, ma non sentitevi osservati.
Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Io questo ho capito di fare. Maggiormente sono suonate di tradizione di Madonna. Questo è un canto di Madonna. Ci sono i signori che cantano. Chi? Chi io? Ce ne sono parecchi, ce ne sono parecchi allora che cantano. Ma, prossima volta. Ma quindi questi sono dei pezzi pastorali che fate durante delle processioni, no? Allora io ho un'idea fantastica, noi domani abbiamo 34 km in salita da fare, perché non venite con noi? Andrea, andrea. La canzone che suona. La canzone che suona. La canta. La facciamo? Però non so se si trovano usoni. No. Ma cantano. Sì, vabbè. Loro suonano e loro cantano. Ma tu sei giovane, domani potresti venire a camminare con noi. Alle catene la ninna e la nonna, lo bambino e la madonna. Alle catene la ninna e la nonna, lo bambino e la madonna. Oh, che nonna voglio fare che non posso più cantare. Che nonna voglio fare che non posso più cantare. Ho perso la mia voce, morirai sopra la croce. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Ci sentiamo tutti più buoni dopo questo pezzo. Signore, hai sentito che cantano? Ma chi sono? Tuttelo. Come si nascondono? Cantano tuttelo. Signore. Vabbè, allora, siccome stiamo sforando, cioè abbiamo già sforato tantissimo. Sì? No? Pietro, vuoi dire qualcosa? No. Antò. Come ti chiami? Domenico. Domenico. Allora facciamo parlare qualcun altro, no? E quando questo ha finito di parlare, tu prendi l'organetto e ci fai sentire quello che ti ha insegnato Antonio. Sì, tutti quanti, io parlo con te perché sei il capo della banda. No, non sei tu. Va bene? Che ne dite? Cosa basta? Sì, ce ne sono tantissimi, ci sono anche gli altri fuori, poi se sbucano fuori i cantori facciamo nozze. Ebbene,
Io starei qua tutto il giorno, però ci sono un sacco di interventi. Grazie di cuore, e continuate a stare con noi. Se ha voglia di fare un'altra suonata, tra un po' potrà sicuramente farla. Sì, ma no. Allora, aspetta. Qua c'è posto, eh?